Un buon pomeriggio, prima edizione del nostro telegiornale nel nostro rinnovato studio dedicato al TG Tutto Nuovo che apriamo con la cronaca perché si è conclusa con 4 arresti e 20 indagati. L'operazione All Inclusive che ha smantellato un'operazione dedita a furti e ricettazione. Nell'area frentana il servizio di Ludovica Pelliccioni. Vediamo. Sono stati resi noti dal comando provinciale della polizia di Chieti gli esiti dell'operazione All Inclusive che ha consentito di individuare una vasta attività criminosa ad opera di soggetti foggiani che si avvalevano della collaborazione di persone residenti nell'area frentana e dell'Alto Vastese per commettere furti di ogni genere, anche su ordinazione, sia di autovetture sia nelle abitazioni dalle quali esportavano di tutto. Proprio da questa particolarità che prende il nome l'operazione All Inclusive, tutto compreso. Abbiamo accertato che in alcuni casi dei veicoli sono stati asportati perché richiesti. Abbiamo avuto un caso esemplare perché dopo qualche giorno dall'arresto avvenuto ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Lanciano, la lancia libra, abbiamo recuperato una lancia libra e dopo qualche giorno sono tornati nella stessa zona per asportare una nuova lancia libra con le stesse caratteristiche e stesso colore. Si sono orientati verso gli istituti scolastici e in un caso hanno colpito, per fortuna siamo riusciti a recuperare il maltolto. Si trattava di computer che utilizzano i ragazzi, insomma è una cosa abbastanza grave, e poi abbiamo deciso di intervenire perché avrebbero poi sicuramente alzato il tiro. L'operazione ha consentito di ottenere i seguenti risultati: 4 ordini di custodia cautelare, dei quali uno da eseguire, un arresto in flagranza di reato per furto di auto operato nel corso delle indagini, 16 persone segnalate in stato di libertà, refurtiva varia recuperata. Ancora cronaca, momenti di paura questa mattina poco prima delle 8 al bus terminal di Vasto, dove ha preso fuoco un autobus della ditta Flixbus in fermo in sosta. Le fiamme sono partite dal vano motore sollevando una densa e scura nube di fumo. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco del vicino distaccamento che sono riusciti ad avere ragione delle fiamme e a mettere tutta l'area in sicurezza. In quel momento la zona era piena di studenti e di pendolari in arrivo dai comuni del Vastese e del vicino Molise. Cambiamo argomento adesso, parliamo di politica, ufficializzati i nuovi incarichi all'interno della lista civica Avanti Abruzzo. Daniele Toto è stato nominato portavoce e Lelio De Santis il segretario. Vediamo il servizio. Prosegue la marcia di avvicinamento di Avanti Abruzzo alle elezioni regionali del 2019. La nuova aggregazione civica, costituita in forma di contenitore politico, nata dall'idea dell'ex parlamentare PDL ed assessore comunale di Pescara, Daniele Toto, prende forma. Il nuovo organigramma è così composto. Portavoce lo stesso Daniele Toto, segretario politico Lelio De Santis, coordinatore Gianni Di Pangrazio, presidente Antonio Gabriele Frezza. Avanti Abruzzo si declina effettivamente come un contenitore politico vero e proprio, non più una sommatoria di persone, ma una vera organizzazione in grado comunque di declinare al meglio quelli che sono i progetti dei cittadini per le prossime elezioni regionali e anche per le prossime competizioni elettorali, con un presidente, un segretario politico, un coordinatore ed un portavoce. Quindi una voglia di fare una sfida nella migliore condizione possibile. Gli obiettivi sono quelli di dare una risposta a quella che è in questo momento la crisi strutturale che governa l'Abruzzo e quindi dare la risposta attraverso la possibilità di presentare le elezioni regionali a una progettualità sul lavoro, sulle infrastrutture e sulla possibilità che questa regione esca da una crisi che in questo momento appare irreversibile. Per ciò che attiene il candidato presidente, Toto spiega che più che parlare di nomi ad Avanti Abruzzo interessano i programmi e che il partito è vicino ai progetti civici, antitetici rispetto al Movimento 5 Stelle e vuole una discontinuità con il passato. Il 6 dicembre, dunque giovedì, in occasione della festa della rinascita per la riconsegna della Chiesa delle Anime Sante all'Aquila, ad accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ci saranno ben 800 bambini nati tra il 2009 e il 2010. Una bimba nata il 6 aprile alle 3:32 accenderà l'albero di Natale più grande d'Abruzzo in Piazza Duomo. Daniela Rosone. Saranno 800 bambini delle scuole elementari dell'Aquila i protagonisti della festa della rinascita il 6 dicembre prossimo, a 4 mesi dal 10° anniversario del sisma.
Una festa che vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che presenzierà alla cerimonia della riapertura della chiesa di Santa Maria del Suffragio, meglio conosciuta come le Anime Sante. Il luogo sacro nel cuore del centro, gravemente danneggiato dal terremoto del 6 aprile e divenuto uno dei simboli della tragedia, è tornato a nuova vita grazie a un finanziamento dei governi italiano e francese. Il capo dello Stato sarà all'Aquila assieme ad una delegazione del governo francese, guidata dal Ministro dell'Istruzione Nazionale e della Gioventù e dall'ambasciatore francese in Italia. In Piazza Duomo sono attesi gli alunni nati nel 2009 e nel 2010, una presenza voluta dal comitato organizzatore della Chiesa di Santa Maria del Suffragio come reale segno di fecondità e speranza nel futuro, con bambini nati nell'anno del sisma e in quello successivo, che rappresentano appunto la generazione della rinascita. Non a caso Mattarella e gli altri illustri rappresentanti delle istituzioni, tra cui l'arcivescovo dell'Aquila, il cardinale Petrocchi e il sindaco dell'Aquila, saluteranno per primi i piccoli. Per consentire la loro partecipazione, il comitato organizzatore guidato dal vice sindaco Liris ha preso contatti con l'ufficio scolastico territoriale, il quale a sua volta ha interessato le varie direzioni didattiche. I bambini e gli insegnanti confluiranno in Piazza Duomo con i mezzi pubblici messi a disposizione dal comune e attenderanno l'arrivo delle autorità. Il consigliere regionale del PD Pierpaolo Petrucci, componente del comitato, annuncia che i bambini e il pubblico in piazza attraverso i maxischermi assisteranno all'accensione mediante input elettronico inviato dal Ministro dell'Istruzione Nazionale della Gioventù francese alla presenza del Presidente Mattarella dell'albero di Natale più grande d'Abruzzo. Il pulsante d'accensione sarà tenuto da una bambina nata alle 3.32 del 6 aprile del 2009. L'albero, disegnato con linee luminose sulla collina della Croce accesa a Probba, frazione del comune di Montereale, centro in posizione sovrastante il versante laziale del territorio di Amatrice e di quello abruzzese dell'Alta Valle dell'Aterno, verrà acceso in segno di fratellanza fra i territori colpiti dai catastrofici sismi del 2009, del 2016-2017 e fra le loro giovani generazioni, speranza per il futuro. I bambini accompagneranno questo momento con il rilascio di 800 palloncini neri e verdi, macchiando il cielo del centro storico con i colori della città, adottati dopo il sisma del 1703. L'Iris sottolinea che i bambini, con i loro vociari e i loro colori, apporteranno un clima di gioia e potranno a loro volta vivere in prima persona, assieme agli insegnanti e ai genitori, un momento significativo della storia e della memoria della città. Andiamo a Teramo adesso perché la neoeletta presidente della Ruzzoreti, Alessia Cognitti, annuncia una ristrutturazione concreta dell'ente. Nuove tubature contro la dispersione idrica e azzeramento del debito. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Ad Alessia Cognitti, neoeletta presidente della Ruzzoreti, non interessano più le polemiche politiche e di merito sull'elezione dell'intero CDA dell'ente, questioni già sepolte. Massima stima per ogni sindaco della provincia di Teramo, incluso Gian Guido D'Alberto, e si guarda avanti. Tante sono le innovazioni da portare subito all'acquedotto, come la sostituzione delle vecchie tubature che procurano da anni perdite d'acqua enormi. Lei annuncia una rivoluzione concretissima. La dispersione idrica è un problema italiano, nazionale, di molto molto elevato. Ci sono territori in Italia dove c'è il 70% di dispersione, anche il nostro ha una percentuale abbastanza alta che si attesta intorno al 30-40%. E nel passato noi abbiamo focalizzato gli investimenti soprattutto sul settore della depurazione, con dei risultati, devo dire, notevoli. Circa 2/3 degli investimenti sono stati destinati alla depurazione. E per il prossimo triennio prevediamo un piano di investimenti più centrato sulla ricostruzione delle condotte, dove ci sono dei tratti che sono necessitano oggettivamente di più manutenzione rispetto ad altri, e quindi finalizzato a limitare questo fenomeno di dispersione. Cercherà di risanare anche il debito che ha questo ente? Allora, questo è un lavoro che il precedente consiglio di amministrazione, quello che dove facevo parte io negli ultimi 6 anni, è stato un po' l'obiettivo che è trainante di tutti i consigli di amministrazione che hanno presieduto l'ente. Il debito era importante, e si è lavorato moltissimo, siamo quasi in prossimità di un traguardo che è quello della chiusura, della rateizzazione nei confronti delle imprese private che avevano effettuato in passato dei lavori. È stata fatta appunto dal dottor Forlini una rateizzazione con queste imprese, un accordo, e siamo quasi a chiudere questo accordo nel mese di marzo 2019. Poi
inizieremo con il saldare il debito nei confronti dei comuni, il debito pregresso determinato dai mutui che i comuni avevano acceso per le reti idriche. Piano piano si sta uscendo da questa crisi. Alessia Cognitti è la prima donna che viene eletta presidente della Ruzzo Reti, un ente strategico, tecnico e particolarmente ambito. Verrebbe da dire che il soffitto di cristallo, spesso irraggiungibile per le donne, per una volta sia stato infranto. Il fatto che lei sia una donna, questo è un orgoglio per tutte le altre donne, ovviamente, la mette un po' in ansia? Allora, no, non mi mette in ansia. Sicuramente sono molto felice, ho visto moltissima solidarietà, moltissima gioia da parte, perché anche se si è fatto tantissimo sotto un profilo legislativo per arrivare a una parità di genere, in realtà ci sono cose che fanno ancora notizia. Il fatto stesso che faccia notizia dà un segno del fatto che a livello culturale si fa ancora un po' fatica. Non sembra normale che una donna sia presidente di un ente, soprattutto un ente tecnico come questo che si occupa appunto di acquedotto, depurazione e fognature. Sono molto felice. Andiamo sul Gran Sasso adesso. Domani ultime verifiche dell'Ustif sugli impianti di Fontari e Scindarella sul Gran Sasso. L'amministratore del centro turistico spera di poter aprire questa settimana al pubblico, manca però solamente la neve. Vediamo. Tutto è pronto per l'apertura degli impianti sciistici sul Gran Sasso, manca soltanto la neve. Non appena il manto nevoso lo consentirà, si potrà tornare però sugli sci a Campo Imperatore. L'apertura, come conferma l'amministratore del centro turistico Dino Pignatelli, potrebbe avvenire già in questa settimana, o almeno questo è quello che gli addetti ai lavori sperano. Innanzitutto c'è un passaggio da sbrigare. Domani, martedì 4 dicembre, ci saranno le ultime verifiche tecniche per l'apertura al pubblico esercizio degli impianti Fondari e Scindarella. Si tratta di verifiche di prassi fatte parzialmente ma da completare. L'Ustif, l'Ufficio Speciale Trasporti e Impianti Fissi, le ha stabilite per domani. Non si può aprire perché al momento la neve non è sufficiente, non a fondo, basterebbero pochi sciatori per arrivare subito ai sassi. Aprire oggi, insomma, per Pignatelli sarebbe impensabile, ma nei prossimi giorni è previsto scirocco e questo potrebbe assestare la neve presente e creare il giusto fondo per consentire di sciare, dando il via ufficialmente alla stagione invernale. La funivia invece funziona regolarmente dal weekend del 24 e 25 novembre, è l'unico modo per salire in quota, visto che rimane l'atavico problema della strada chiusa. Dalla montagna ci spostiamo sulla costa, tanti gli eventi organizzati dal comune di Montesilvano, con spettacoli, concerti, mercatini e tanta solidarietà, un calendario ricco e variegato nonostante l'esiguità di risorse. Vediamo. Tanti gli eventi organizzati dal comune di Montesilvano per le prossime festività natalizie. De Martinis, un calendario davvero ricco. Abbiamo cercato di regalare alla nostra città un cartellone il più variegato possibile. Le location all'interno delle quali verranno portati avanti questi eventi sono principalmente tre: sono la Piazza Diaz, la centrale Piazza Diaz di Montesilvano, il Pala di Martin, ma anche il Porto Allegro, quanto la Piazza di Montesilvano. Ci saranno eventi dedicati al jazz, ci sarà un ricordo di Pino Daniele a 3 anni dalla scomparsa avvenuta il 4 gennaio del 2015, ci saranno spettacoli dialettali, ci sarà uno spettacolo di Cristian Cappellone, noto imitatore e showman abruzzese, ci saranno due momenti dedicati appunto alla solidarietà con gli Ummo che avvicineranno i ragazzi al mondo del rock. E durante la cui esibizione ci sarà una raccolta fondi a favore della ricerca per la sindrome di Rett, ma ci sarà anche Simone Pavone con Fabrizio Fasciani che si esibiranno in un giro in 30 canzoni dell'Italia, ma accompagnati in questo caso dalla città dei ragazzi, di Alanno, che è stata destinataria degli strumenti musicali di lezioni gratuite a seguito del premio Massimo Riva. Il 15 di dicembre, con l'arrivo in slitta trainata da Renne Vere di Babbo Natale, ci sarà un concerto gospel l'8 dicembre e il 6 gennaio, in occasione della Befana, ci sarà la seconda edizione della discesa delle Befane, che prevede la discesa appunto di simpatiche vecchine, scende dal Palazzo Città per raggiungere la piazza dove regaleranno caramelle ai più piccolini. E tutto questo contornato da mercatini natalizi tradizionali. Abbiamo, nonostante tutto,
nonostante quello che dicevo all'inizio, risorse economiche esigue, abbiamo regalato un Natale che ci auguriamo possa essere un buon Natale per tutte le famiglie montesilvanesi. E adesso, come ogni lunedì, apriamo l'amplissima pagina di sport. Ovviamente partiamo dalla Serie B, terza sconfitta stagionale per il Pescara, che cade di misura al Curì contro il Perugia di Alessandro Nesta. In gol per la formazione Umbra due ex come Valerio Verre e Norbert Ghiomber. Al Delfino non basta la rete del momentaneo pareggio di Melegoni. Ci racconta la partita Paolo Renzetti e poi scendiamo in sala stampa con i due tecnici Pillon e appunto Nesta. Umbria amara per il Delfino, che esce dal Renato Curì con la terza sconfitta della stagione. Dopo il pareggio interno con l'Ascoli, biancazzurri pagano dazio in terra umbra in una gara che ha evidenziato l'evanescenza dell'attacco abruzzese. Per la squadra del presidente Daniele Sebastiani prosegue così il momento opaco, con la squadra ora scivolata al quarto posto alla vigilia della gara di venerdì prossimo all'Adriatico con il Carpi. Per la prima volta in stagione Pillon è costretto a fare i conti con l'emergenza infortuni. All'appello mancano Fiorillo, Campagnaro, Canute e Capone. In porta gioca Castrati, mentre sulla fascia destra si rivede Ciofani. A centrocampo non c'è l'acciaccato Memushai, rilevato da Melegoni, mentre in avanti spazio a Crecco con Mancuso e Marras. Non sta molto meglio il Perugia, con Nesta senza Falasco, Felicioli e Bianco. Recuperato in extremis Ghiomber, che è in campo, mentre l'altro ex del Pescara, Federico Melchiorri, va in panchina. La prima emozione della gara di marca abruzzese, con al terzo un'apertura di Macine per Brugman, che in area di casa alza il pallone sopra la traversa. Nei primi minuti il Delfino appare ben messo in campo. Al 14esimo Crecco, da posizione defilata, manda il pallone sopra la traversa. Il Perugia di Nesta fa più possesso palla, si vede al 19esimo con una conclusione di Valerio Verre, che ci abbatta però al lato. Al 23esimo Umbri vicinissimi al gol con un palo clamoroso di Vido e con Castrati praticamente battuto. Si salva la squadra di Pillon con i locali che aumentano la spinta e con i bianchi azzurri piuttosto guardinghi. Al 38esimo nuovo lampo adriatico con il cross teso di Ciofani in area locale e la scivolata di Mancuso, che arriva con una frazione di secondo di ritardo all'appuntamento con il pallone. Al 41esimo super parata di Castrati su Vido, che si mangia il gol del vantaggio, che arriva però qualche istante dopo con l'ex Verre, che dai 25 metri beffa il portiere del Pescara Castrati, che in questa occasione si fa però sorprendere toccando la palla che poi si infila in rete. Un brutto colpo per i biancazzurri, che così rientrano negli spogliatoi sotto di un gol. Nella ripresa i tifosi biancazzurri espongono uno striscione in ricordo di Michael Cassano, scomparso la settimana scorsa. In campo non accade molto, con i ragazzi di Nesta che riescono ad irretire i biancazzurri fino al settimo minuto, quando Melegoni si inventa un eurogol che non lascia scampo ad un pietrificato Gabriel, che vede infilarsi il pallone alle sue spalle all'angolino. Fanno festa i tifosi biancazzurri sugli spalti e giocatori in campo per una rete importante che permette al Pescara di mettere la gara sui binari della parità. Il Perugia accusa il colpo, anche se si rivede al 16esimo con una punizione di Verre, che chiama Castrati al salvataggio in calcio d'angolo. Dopo un paio di minuti di ambasci il Grifone ricomincia a premere, trovando il nuovo gol del vantaggio con l'altro ex biancazzurro Ghiomber, che di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo sorprende Perrotta, segnando la rete del 2-1. Tutto da rifare per il Delfino, che vede dal 24esimo in campo Cocco per Crecco. Nesta risponde mandando in campo Quan per Mustacchio. Il Pescara cerca di reagire ma trova difficoltà in zona gol, dove Mancuso e compagni trovano davvero spazi ristretti. Il Perugia rischia poco e anzi punge al 31esimo proprio con il neoentrato Quan, che prima dal limite mette il pallone sopra la traversa. Il tecnico biancazzurro Pillon gioca poi il tutto per tutto con l'ingresso in campo di Monachello e Del Sole per Marras e Mancuso. Si arriva alle battute finali della gara con gli adriatici alla disperata ricerca del pareggio. Poi il finale arrembante del Pescara con il salvataggio sulla linea di Dragomir al 93esimo su conclusione di Monachello, per un finale amaro per il Delfino in terra umbra. Perché non ci sono state obiettivamente parate del portiere Gabriel nell'arco dei 90 minuti, secondo lei perché sta accadendo tutto questo? Ma io nel primo tempo ne ho contate le occasioni, ne ho avuto subito una Brugman. Però di parate di Gabriel non ce ne sono state. Io guardo le occasioni che ci sono state, poi se non sono state concretizzate è un altro discorso, perché se la squadra produce gioco, produce occasione, vuol dire che il gioco c'è, nello stesso nella seconda parte.
È un momento di flessione, non bisogna negare l'evidenza, un po' di difficoltà c'è, pian piano cercando di lavorarci sopra, bisogna essere tranquilli e analizzare bene le cose al momento, non drammatizzare perché non è il caso di drammatizzare, ma guardare avanti su come rimediare a questa situazione che siamo in questo momento. Non so se lei è d'accordo, però a noi è sembrato che sia mancato un po' di cattiveria in avanti da parte dei suoi giocatori, quell'ultimo tocco, quella zampata vincente, anche se obiettivamente all'inizio del campionato alcuni episodi avevano sorriso al Pescara. In queste ultime giornate gli episodi sono contro la formazione biancazzurra. Sì, direi di sì, basta guardare l'ultimo episodio che l'ha parata su, praticamente sulla linea di porta, l'ha respinta, magari fai gol lì, si parla di un altro Pescara, si parla di altre cose, perciò io voglio analizzare bene le cose con la mente fredda, sappiamo che in questo momento è così e supereremo anche questo. Lei diceva qualche settimana fa, quando il Pescara era primo in classifica, non dobbiamo vedere la classifica, non la vediamo neanche adesso, non ne parliamo neanche adesso, però questa flessione di risultati ovviamente ha fatto scendere, scivolare il Pescara più indietro, e invece questa sera in caso di vittoria il Pescara sarebbe tornato al primo posto. Basta poco per tornare a far punti e soprattutto a occupare posizioni che si occupavano all'inizio della stagione. Basta due vittorie e torni su, perdi una partita, vai giù. Questo è il campionato della Serie B, soprattutto quest'anno che è molto equilibrato. Oggi sofferenza, oggi ho sofferto proprio fisicamente, credo, perché è una partita contro un avversario forte che ti può far gol, quando iniziava a rimbalzarci la palla dentro l'area per, non so, tutte quelle volte, neanche non mi ricordo bene, è stata dura. Comunque siamo partiti un po' impacciati, soprattutto palleggio dobbiamo essere un po' più consapevoli e soprattutto capire quando giocare in avanti, a volte non guardiamo neanche avanti e rigiochiamo dietro, bisogna avere questa consapevolezza ancora. Però oggi abbiamo cambiato, ha esordito Bordin, ha fatto una buonissima partita. Scendiamo adesso in Serie D e cominciamo dal derby che va al Giulianova, che batte la Vastese all'Aragona e si issa 23 punti in classifica, a meno 2 dalla zona playoff. Partita risolta dal destro di Fabio Mangiacasale sul finale del primo tempo. Vediamo. Difesa di ferro, organizzazione impeccabile, quel sano cinismo che permette alla Giulianova di issarsi lassù a meno 2 dalla zona playoff, vincendo di misura il derby dell'Aragona. E adesso sognare diventa possibile. Vastese col 4-2-3-1, Fiore gioca sotto punta con Sciba davanti e Leonetti e Giampaolo sulle corsie esterne. Stallone invece tiene fuori sia Frulla che Forò e si affida a Lennart e Fazzini in mezzo, con Mangiacasale e Antonelli larghi a sostenere le due punte di Paolo e Tozzi Borsoi. Al quarto ci prova Leonetti con il destro, conclusione deviata in calcio d'angolo. La risposta giallorossa al 19esimo, Tozzi Borsoi controlla e scaglia un destro violentissimo su cui Selva deve mettere i pugni per evitare guai peggiori. A metà tempo però tegola per Stallone perché si fa male Fabio Fuschi, costretto ad alzare bandiera bianca. Stallone inserisce Forò in mediana, Ferrini va a fare il centrale con Ferrante e Antonelli riportato nel ruolo di terzino. E Giulianova si fa preferire per fluidità di manovra, ma la mezz'ora l'opportunità se la ritrova Henry Sciba, stoppato dalla difesa giugliese al momento della conclusione in porta. Poco per pericolosa invece quella di Nicola Fiore col mancino al minuto 38, Clevis Sciba non ha problemi a tenerla. Al 42esimo il vantaggio giallorosso che sarà poi il gol vittoria. Di Paolo da sinistra rientra sul destro e pennella al centro, Tozzi Borsoi si disinteressa del pallone e Mangiacasale, lasciato tutto solo in area in posizione regolare, spara un destro di prima intenzione imparabile per Selva, gol bellissimo ma senza esultanza per uno degli ex della gara. Negli spogliatoi però l'assistente De Angelis, che aveva avuto qualche problema nel primo tempo, proprio non ce la fa, attimi di attesa cercando un guardaline che per fortuna spunta niente meno che dalle tribune dello stadio Aragona, e seppur con qualche minuto di ritardo si può ripartire. Vastese che prova a spingere, Fiore al 47esimo di testa impegna Sciba seppur da posizione defilata, Aragonesi vicini al gol al 51esimo, Leonetti lancia in campo aperto Henry Sciba, diagonale ribattuto dall'altro Sciba, Clevis ed è miracoloso Ferrante in scivolata ad anticipare proprio Leonetti che aveva seguito l'azione. Montani butta nella mischia Stivaletta per Palestini mentre Stallone deve togliere dal campo
campo Tozzi Borsoi in condizioni non perfette, al suo posto Fabrizi che al 62esimo reclama un calcio di rigore che però per Bianchini di Terni non c'è. Vastese confusionaria, ma Giulianova costretto in 10 dal doppio giallo rimediato da Antonelli, già ammonito nel primo tempo. La squadra di Montani ci prova ancora con Sciba al 33esimo, ma senza creare particolari problemi. Al minuto 83 il corner di Fiore innesca Del Duca, che impegna Sciba di testa, reattivo nel disinnescare l'opportunità in due tempi. Ci prova Giampaolo all'87esimo, pallone alto sopra la traversa. E l'ultimo squillo dell'incontro, la Vastese capitola, il Giulianova fa festa. 5 partite senza subire gol, quarti di Coppa Italia con l'Aquila, Montevarchi alle porte. E un altro derby, quello con il Pineto, che sa tanto di playoff. E dunque sabato ci sarà il derby Alfadini tra Giulianova e il Pineto, che ha regolato ieri il Castelfidardo per 2-0 grazie alla doppietta di Tomassini. Biancazzurri al terzo successo consecutivo, ci dice di più Roberta Di Sante. Terza vittoria consecutiva per il Pineto, che batte non senza soffrire un ostico Castelfidardo e si porta a 3 punti dal terzo posto. Le reti, entrambe nel finale, portano la firma di Tomassini. A Maolo, orfano di Fortunato passato al Cesena e col neo acquisto Fratangelo non ancora schierabile, si affida a Stefano Madio in cabina di regia, supportato da Marianeschi e Camplone. Nel 4-3-3 il tridente è composto da Ciarcelluti, Tomassini e Villanova. Bagnoni, che deve rinunciare allo squalificato Trillini, agli infortunati Radi e Severini, schiera nel 3-5-2 Calabrese sulla linea dei centrocampisti, mentre in avanti la coppia è composta da Rivi e Bracciarelli. La gara entra subito nel vivo, al 10° Marianeschi su punizione mette Pepe in condizione di schiacciare con Barbato, che compie il miracolo. Immediata la risposta del Castelfidardo con la girata in area di Bracciarelli, che si schianta contro la traversa. I fidardensi ci provano anche 7 minuti più tardi, ancora con Bracciarelli, che imbeccato da Rivi colpisce sporco e favorisce la parata a terra di Fargione. La gara è equilibrata tra le due formazioni, che rispondono colpo su colpo. Al 38esimo Villanova approfitta di un rimpallo favorevole, non c'è fuorigioco secondo il direttore di gara, l'esterno se ne va ma esita nel calciare col destro, favorendo il recupero di Bellucci e sprecando un'occasione d'oro. La cura Bagnoni fa bene al Castelfidardo, che appare più quadrato e ben messo in campo. Al 40esimo Pigini ci prova da fuori con la sfera che sorvola il 7. 2 minuti più tardi è invece Bracciarelli a chiamare Fargione alla ribattuta. Fargione, che si supera al 7° della ripresa, quando con la mano di richiamo alza contro la traversa l'insidioso tiro cross di Massi. La replica del Pineto non si fa attendere. Al 14esimo Ciarcelluti scaglia il destro, che si stampa sul palo a portiere battuto. Il Pineto insiste e al 18esimo va anche in gol, quando Marianeschi dalla destra apre per Tomassini, ma la posizione del centravanti viene giudicata in offside. Arriva puntualmente al 36esimo Calabrese ostacola Camplone in area, il direttore di gara indica il dischetto. Tomassini dagli 11 metri supera Barbato, che intuisce ma non ci arriva e porta in vantaggio i biancazzurri tra le proteste fidardensi. Proteste che si sollevano anche sull'occasione del raddoppio, quando Lignani resta a terra in area di rigore biancazzurra, parte il contropiede che Tomassini finalizza con un preciso rasoterra che vale la doppietta personale e il 4° sigillo stagionale. In pieno recupero, rosso diretto per Calabrese, che commette un fallo di frustrazione su Di Renzo appena entrato. È l'ultima emozione di un match che il Pineto vince soffrendo e che vale per i biancazzurri la 6ª vittoria in 7 partite, in attesa del derby contro il Giulianova. Domenica amara per il Castelfidardo, che seppur autore di una buona prova torna a casa a mani vuote. Termina invece senza reti la gara di Forlì tra i biancorossi e il notaresco di Mirko Cudini. Il servizio di Ania Cantagalli. Dopo la sconfitta contro la Vastese, il notaresco torna a fare un piccolo passo in avanti. Al Morgagni finisce 0-0 contro il Forlì, con le due squadre che si aggiudicano un tempo per parte in termini di occasioni da gol. Cudini deve rinunciare allo squalificato Dalmazzi e all'infortunato La Barba, con Cianci e Mozzoni che ne prendono rispettivamente i posti. Dall'altra parte Protti fa subito esordire i difensori Ferrario e Possenti, arrivati nei giorni scorsi. La gara si apre con una segnalazione di fuorigioco per Ambrosini ed il conseguente gol annullato dalla terna.
ma la prima frazione è soprattutto un monologo rosso-blu. E Cannellori dapprima a scendere sulla destra e a mettere in mezzo per Minella, che impatta bene di testa all'ottavo, non trovando però la porta. 60 secondi più tardi è il turno di Moretti, questa volta grazie ad una discesa dalla destra di Liguori. L'attaccante però viene anticipato a due passi dalla porta, con palla che arriva a Minella, ma il centravanti viene chiuso in angolo. Prima della mezz'ora sarà Candellori a provarci dai 25 metri, con Spera che finisce di poco fuori. Al 20° la formazione di Cudini vorrebbe un calcio di rigore. Mozzoni vede il movimento senza palla di Liguori, lo serve col contagiri, ma tutto viene fermato dall'uscita di Mordenti. Il direttore di gara però ammonisce Liguori per simulazione. E ancora Notaresco al 27° quando Mordenti si oppone a Minella. La palla arriva a Moretti che calcia a botta sicura, trovando però Cortesi quasi sulla linea di porta ad evitare il gol. Prima di rientrare negli spogliatoi, il Forlì dà segnale di vita con Ambrosini, ma il tentativo dell'ex Teramo finisce sul fondo. La ripresa si apre ancora con il Notaresco e ancora con Minella, che scalda subito i guanti di Mordenti da calcio di punizione. L'estremo di casa alza in angolo. Il Forlì poi ci prova all'ottavo, quando dopo una corta respinta della difesa, Ambrosini prova il diagonale con pallone che però finisce sul fondo. 3 minuti dopo sono ancora i padroni di casa a farsi vedere, è sempre Ambrosini a provarci, con Sfera che Monti vede di un soffio finire fuori. Il Notaresco cala, ma la formazione di Protti non ne approfitta. I rossoblu anzi protestano al 18° quando Bontà viene fermato praticamente davanti a Mordenti per fuorigioco. Bisognerà poi attendere il 43° per vedere Mazzotti provarci dai 30 metri, dopo una corta respinta della difesa rossoblu, con pallone che esce di poco. In pieno recupero il Forlì ha in mano il colpo del KO. Ferrario gira verso la porta una punizione di Mazzotti, ma Monti è molto attento nel bloccare. Finisce 0-0 con il Notaresco che sabato se la vedrà in casa contro il Monte Giorgio. Pareggio anche per il Francavilla che al Tubaldi di Recanati va sotto per effetto del gol di Pera, ma riesce nel finale a riprendere il match grazie al sigillo di Cicerello. Vediamo. Una rete di Cicerello e titoli di coda evita la beffa al Francavilla che esce dal Tubaldi di Recanati con un punto strameritato arrivato al termine di 90 minuti entusiasmanti e contrassegnati da tante occasioni da rete. La squadra del presidente Gilberto Candeloro manca il primo successo esterno della stagione ma torna dalle Marche con la convinzione di poter far bene da qui al termine della stagione. Assenti illustri in casa giallorossa, all'appello mancano lo squalificato Mele e gli infortunati Cruz, Banegas e Alessandro Di Renzo. Rachini schiera la sua squadra con il 4-2-3-1, locali guidati da Alessandrini con il 4-4-2, inizio arrembante degli ospiti abruzzesi, al terzo Sanchez riceve palla in area, effettua un pallonetto con il pallone rinviato prima della linea di porta da Rutens, al quinto tiro di Palumbo con la Recanatese che riesce ancora a salvarsi, passa un minuto ed è Cafiero a trovare la deviazione del portiere Piangerelli con la palla che poi arriva a San Severino che crossa per Sanchez che di testa mette sopra la traversa, incoraggiante l'approccio dei giallorossi ospiti al Nicola Tubaldi dove si gioca di fronte a 400 spettatori. Al 19° si rende minacciosa per la prima volta la formazione di casa con Olivieri che in aria si gira e conclude alto. Al 23° ancora padroni di casa insidiosi con Borrelli su punizione prima del limite e con la sfera calciata però che finisce di poco al lato. Cresce la squadra di Alessandrini che arriva ad un passo dal vantaggio e con il portiere del Francavilla che dice no a Lunardini con un grande intervento. Il portiere giallorosso non può nulla poi al 31° quando si scontrano al limite Bosco ed un compagno di squadra con Manuel Pera che ne approfitta per presentarsi tutto solo di fronte all'esterno francavillese superato con un tiro liftato che fa terminare la sfera alle sue spalle. Svantaggio immeritato per gli ospiti che rischiano subito dopo di subire il raddoppio. Passa infatti un minuto e l'ex Matelica Pera se ne va sulla sinistra e con un pallonetto mette la sfera al lato davvero di un nulla. Sbanda la squadra di Paolo Rachini per qualche attimo. Francavilla che però poi si rivede al 38° con Bellanca che chiama Piangerelli al salvataggio in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner i giallorossi perdono palla e con i padroni di casa che se ne vanno in contropiede in vantaggio numerico e con l'azione conclusa da Pera che trova la respinta con i piedi di Spataro. Ancora Recanatese al 40° con Spataro che pasticcia ma con Sivilla che non riesce ad approfittarne. Gara che non regala pause visto che al 41° ci prova per il Francavilla ancora Sanchez che mette la sfera di pochissimo.
pochissimo fuori. Nella ripresa al settimo Maiolo pesca in area Sanchez, che riesce appena a sfiorare il pallone di testa tutto solo davanti al portiere recanatese. All'ottavo Palumbo trova De Costanzo in area, che però scivola davanti al portiere marchigiano. Così come nel primo tempo l'avvio di ripresa è di marca abruzzese. Al decimo c'è un gol annullato a Sanchez per un fuorigioco dubbio. Attacca il Francavilla, che non demorde, che al dodicesimo colpisce il palo con Sanchez di testa e poi con Bedin trova la parata di Piangerelli. Si disperano i giallorossi, che meriterebbero ampiamente il pareggio. Al venticinquesimo nel Francavilla esce Nazari ed entra Cicerello. Il cambio risulterà poi decisivo. In campo intanto gli abruzzesi continuano ad attaccare a testa bassa, trovando il secondo legno di giornata al ventinovesimo con De Costanzo, che poi è costretto ad uscire per crampi. Gara che sembra stregata per Palumbo e compagni, che trovano però finalmente il pareggio al 44esimo con Sanseverino, che crossa in aria per Cicerello, che di testa salta più in alto di tutti, mettendo il pallone alle spalle di Piangerelli per l'1-1. Grande l'esultanza per i giallorossi, che però rischiano di perdere una partita quasi dominata al 46esimo quando Borrelli mette a centro aria per Palmieri, che sulla linea di porta mette incredibilmente alto. Ed è tutto per questa nuova prima edizione del nostro TG6. Vi ricordo i prossimi appuntamenti alle ore 19 e alle ore 23. A proposito di appuntamenti, questa sera alle 21 non perdete l'approfondimento di Replay con Enrico Rocchi per parlare della situazione del Pescara. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.